L'attesa Allora, primavera. siamo in diretta, buonasera a tutti. Salutiamo l'ospite di questa sera, Lucia Renati. Ciao Lucia. E Buonasera, ciao Gianluca, buonasera a tutti. salutiamo anche Vito e Francesco che ormai Ciao. conoscete e ci accompagneranno anche loro stasera in questo viaggio editoriale. Quarto appuntamento, stasera Lucia ci parlerà del suo primo romanzo. Eccolo qui, la lista delle cose semplici. Faremo una chiacchierata come siamo abituati in maniera informale. Lucia, ci racconterà un po', della sua storia, che è diventata una storia. Poi dopo vediamo anche perché. Partiamo però subito con la musica, così ci introduciamo e ci rilassiamo un attimo. Quindi lasciamo la parola e le mani sul piano, Vito. Grazie. Thank you.
Grazie, che bello. Ito, l'applauso te lo facciamo io, sì. Lucia. Sono sicuro che tutti quelli che sono in collegamento in diretta con noi si saranno uniti. Vito rimane con noi, continuerà ad allietarci con la sua musica, ci proviamo anche dopo con Francesco, ma presentiamo Lucia e al suo esordio da scrittrice, ma ha una già buona carriera da giornalista. Adesso lavora in un network locale radio televisivo, ma ha avuto esperienza in La Sette, ha collaborato con Vanity Fair, con Donna Moderna, è stata capo servizio della comunicazione della comunità di San Patrignano. Siamo qui, presenta il suo primo libro. E io volevo partire da quello che tu hai scelto di mettere all'inizio, prima ancora di iniziare il tuo racconto. Due citazioni, una di Nemirovsky e l'altra di Barry, tratta dal Peter Pan. Sono due citazioni che secondo me sono la sintesi perfetta di quello che poi dopo c'è scritto nel tuo libro, no? Le leggo per chi ancora non le ha lette o per chi invece va avanti senza leggerle. Quella è una parte importante del libro. La prima citazione dice: non si perdona la propria infanzia. Un'infanzia infelice è come un'anima senza sepoltura, geme in eterno. E poi l'altra, tratta dal Peter Pan, è tanta fretta di crescere per poi accorgersi che la cosa più importante che ci sia è rimanere bambini. Partiamo da qua, Luci. Sì, anche io sono partita proprio da lì, Gianluca. Quando ho cominciato a scrivere la lista delle cose semplici, ecco, mi sono arrivate queste due frasi, queste due citazioni che poi ho scelto appunto di mettere nell'esergo, perché sembrano inizialmente opposte, no? Perché in una, in quella di Irene Nemirovsky, si dice che l'infanzia infelice geme in eterno. L'altra invece è appunto di Peter Pan, in cui si dice che la cosa più bella che ci sia è rimanere bambini. Sembrano effettivamente due affermazioni opposte, in realtà, come hai detto tu, è un po' la sintesi in sole due frasi di quello che c'è all'interno del libro. Perché ho cominciato da lì? Perché la domanda di fondo del mio romanzo, Gianluca, è: come si fa a riconciliarsi con il dolore? Da quando la sorella di Camilla è morta, e poi, insomma, visto che il romanzo è autobiografico, parlo anche di me, di quello che è capitato a me, perché a me sono purtroppo ho perso due sorelle. Una era la mia gemella, una la mia sorella maggiore, e io sono rimasta come Camilla una bambina senza bambina dentro, e quindi è finita improvvisamente l'infanzia. Io avrei voluto rimanere bambina ancora per un po', no? Ancora per il tempo giusto, ma invece sono stata catapultata nel mondo degli adulti senza libretto delle istruzioni, che è un po' quello che capita a tutti noi, no? Non ci accorgiamo di diventare grandi mentre diventiamo grandi, ce ne accorgiamo quando siamo già grandi, e nessuno, è vero che nessuno ha il libretto delle istruzioni, però quando ti succede una cosa così terribile a 11 anni, ecco, penso che siamo tutti d'accordo nel pensare che non sia ancora il momento, no, di affrontare certe domande, perché i bambini dovrebbero rimanere bambini per il tempo giusto, no, per più tempo possibile. E quindi Camilla, ma appunto anche io, sono diventata una donna con un conto aperto con il passato. Un passato che è un passato fatto di traumi infantili molto pesanti, che è tornato a ripresentarsi alla mia porta dopo molti anni di distanza, e lì mi sono resa conto che avevo delle ferite aperte ancora sanguinanti e dovevo in qualche modo affrontarle. E devo dire che, a differenza della citazione di Irene Nemirovsky, la mia infanzia è stata molto felice. Io sono stata una bambina molto felice,
e poi una bambina molto triste subito dopo, quando mi è successa purtroppo questa disgrazia, quando questa disgrazia è successa alla mia famiglia. E quindi tutte le cose che ho vissuto nella mia infanzia, per fortuna, sono ricordi belli. Quindi ho avuto la fortuna e la possibilità di avere questo serbatoio di felicità, no? Di ricordi belli dell'infanzia da bambina, di quando uscivamo a giocare sul pianerottolo e trasformavamo la panchina in un cavallo, un bastone in una spada. Non vedevamo l'ora che arrivasse un giorno nuovo, no? Che arrivasse un sole nuovo per ricominciare le nostre giornate che erano piene di avventure. Se ci ricordiamo queste cose della nostra infanzia, siamo molto fortunati, perché vuol dire che siamo stati bambini e siamo stati bambini felici. E tutte queste cose mi sono resa conto che mi sono servite poi negli anni più neri, negli anni più scuri, per rendermi conto che quelle cose le ho avute. E nessuno me le porta via, quelle cose belle che ho vissuto. E quindi da lì poi piano piano si riparte, perché diciamoci la verità, la vita non è sempre bella, come direbbe Camilla, per dirla alla Camilla, non è un fottuto confetto tutto rosa, anzi, tutt'altro. E purtroppo ce ne stiamo accorgendo anche, insomma, nell'ultimo anno purtroppo è stato così. E ci siamo resi conto di quanto siano importanti le cose minuscole, le cose alle quali non pensavamo di dover dare importanza. Invece cito sempre questa cosa, di questo racconto che ho visto in uno speciale televisivo sui malati di Covid, su quelli che ce l'hanno fatta e che sono guariti, e gli chiedevano: qual è la cosa, no, che desideri di più, di che cosa ti sei accorto, no? E qual è la cosa che ti mancava di più? E una di queste persone ha detto: dormire nel mio letto, cioè dormire e svegliarmi nel mio letto, che è una cosa che diamo per scontata, è una cosa che pensiamo di avere sempre lì, no? Perché non ci può succedere nulla che ci porti lontano dal nostro letto, e in realtà purtroppo ci siamo resi conto proprio in questo ultimo anno che purtroppo può succedere qualcosa che invece ci impedisce di restare nelle nostre case, nei nostri letti, e di svegliarci con la nostra famiglia accanto. E quindi c'è stato un po' un processo di miniaturizzazione della felicità. Non vuol dire che ci accontentiamo delle cose, vuol dire che arrivando all'osso ci rendiamo conto di quali sono le cose veramente importanti. E quindi, insomma, credo che per questo il libro è un libro anche attuale, anche se non è stato scritto nel periodo del lockdown, ma è stato scritto, insomma, ho fatto un lavoro di 5 anni prima di arrivare alla pubblicazione, e quando ho saputo della pubblicazione del mio romanzo, stavamo per entrare in lockdown l'anno scorso, era inizio marzo più o meno. Però questo libro è sopravvissuto alla pandemia proprio perché il tema è molto attuale, il tema della smetterla di rendere complicate le cose semplici, cioè fare in modo che queste cose semplici siano un po' la nostra stella polare, perché ci abituiamo alle cose più terribili, alla morte di un padre, di una madre, di una sorella, come nel caso di Camilla e come nel mio caso, di un fratello, la morte di un amico, la fine di un amore, che può essere una tragedia anche quella. E così ci abituiamo un po' ai non amori e alla non vita, finché sembra tutto normale. In realtà arriva un momento in cui ci chiediamo: quanto possiamo resistere? E la risposta è, quando ci facciamo questa domanda, è che siamo già pieni, è già abbastanza, e quindi è lì che dobbiamo cercare di trovare delle risposte, perché è il nostro corpo, ma anche la nostra mente, che ci avvisa tante volte, cioè le reazioni che abbiamo è per dirci che siamo vivi. Abbiamo delle reazioni perché stiamo vivendo, perché c'è qualcosa che desideriamo, che vogliamo fare, e la dobbiamo smettere di avere paura, perché fondamentalmente la paura
sottende a tutte le nostre vite, ma non è la paura del mostro sotto il letto che possiamo avere da bambini, perché i bambini non hanno paura quasi di niente in realtà, no? Hanno paura dei mostri, ma sono gli adulti che hanno le paure più pericolose, più importanti, perché noi adulti abbiamo paura, per esempio, della felicità, abbiamo paura dei nostri sogni, abbiamo paura della libertà, abbiamo paura della verità, di dirla noi e di ascoltarla soprattutto. E quindi tutte queste paure ci fanno vivere sempre a metà. E penso che, ecco, a Camilla è venuta in aiuto la lista che ha ritrovato nella camera di quando erano bambine, no? Nella camera di quando erano bambine con sua sorella. E in qualche modo la sorella, che non c'è più, in realtà c'è. In realtà è come se le avesse mandato un messaggio, no? per aiutarla, per indicarle la strada. E quindi la sveglia in qualche modo, la sveglia da questo congelamento, perché Camilla è una ragazza, una donna, è stata una bambina, poi è diventata una ragazza e poi una donna completamente congelata, per cui è cinica, è disillusa, è incastrata in una relazione mediocre, anche se il suo fidanzato la ama moltissimo, ma lei non si fa scalfire neanche dall'amore di Andrea, che è invece è molto profondo, e soprattutto è lacerata da questa rabbia che prova nei confronti dei genitori. E quindi alla soglia dei 30 anni arriva al punto di rottura. Alla fine viene fuori che tutto quello che le è capitato non è così normale. Non è normale aver vissuto delle cose nell'infanzia che le sono rimaste dentro e l'hanno portata ad avere paura anche in certe occasioni della donna che è oggi. Per esempio, nel libro cito in una scena, racconto del cimitero. Camilla viene portata al cimitero dal padre. Questo è quello che succedeva anche a me, mi è successo per anni. Mio padre mi portava al cimitero a luna di notte, a mezzanotte, a luna di notte, alle due di notte, non importava che ora fosse, notte inoltrata comunque. E io dovevo entrare al cimitero, spostare quel pesante cancello del cimitero del mio paese e entrare, sgattaiolare in mezzo a tutte quelle anime, no? Quelle anime che dormivano. E io avevo una paura assurda del cimitero di notte, ma mio padre mi costringeva ad andarci. Questo poi mi ha portato da grande a evitare quel luogo. E benché le mie sorelle, insomma, siano sepolte lì. E questo per dire come il dolore ognuno lo metabolizza a modo proprio. Il mio dolore non può essere uguale al tuo, il modo in cui io vivo il dolore non può essere uguale al modo di mio padre. E invece tante volte da genitori e da adulti si fanno degli errori che restano nella mente dei bambini, nei ricordi dei bambini, restano come dei flash, come delle cose brutte da voler dimenticare, no? Da voler nascondere sotto il tappeto. Ma tu quelle cose le hai vissute, le hai subite, e quando sei grande, non importa quando, possono essere 30, 40, 50 anni, 60 anni, queste cose ti vengono fuori, perché tu ti sei arrabbiato per queste cose, ti sei arrabbiata e quindi vuoi delle risposte. E allora, quando ho cominciato a scrivere la lista delle cose semplici, proprio su questo tavolo, avevo qui di fianco a me la Lucia bambina di 11 anni che voleva essere ascoltata, che voleva parlarmi. E ho scoperto che, guardando in faccia quelle paure, smettendola di stogliere lo sguardo e guardandole in faccia una per una, proprio anche nell'esempio che ho fatto del cimitero, descrivendo esattamente la scena, nel libro descrivo esattamente che cosa significa entrare nel cimitero, com'era il cancello, com'è il cimitero di notte, le sensazioni che avevo stando di fianco a mio padre. E ecco, guardando in faccia tutte queste cose nei minimi dettagli, la paura si è rimpicciolita, è diventata piccola così,
e non era più qualcosa di più grande di me, ma riuscivo a tenerla in pugno. E questa è un po' poi la sensazione che ho avuto e che ho cercato mentre scrivevo il libro, per descrivere appunto anche le cose più dolorose che ci sono dentro, ecco. Ok. In fondo poi a un certo punto cambia tutto, ce lo ricordavi anche tu, quando cambi la lista delle 10 cose semplici, no? Sono 10 cose scritte in definitiva da due bambine di 9 anni, sono davvero delle cose semplici, ma nella loro semplicità mettono in crisi Camilla, la protagonista. In effetti è un po' come se ognuna di queste 10 cose rappresentasse un po' una montagna da scalare, no? Ci si mette la fatica della salita, però poi probabilmente dopo la fatica, arrivati in vetta, c'è il paesaggio bello da ammirare. Sì, è proprio così. Infatti si dice che da determinati punti si riesce a vedere il fiume che scorre, no? Quindi riesce ad avere una visione d'insieme e anche a capire perché ti siano successe tante cose lungo il tuo cammino, no? E anche tante cose brutte insieme alle cose belle. È vero, sono cose che ci mettono alla prova, cose che sembrano semplici perché scritte da due bambine di 9 anni, e in realtà quando si diventa grandi, quando le riprendi in mano a 30 anni, quindi da adulta, ti rendi conto di quanto siano difficili. Per esempio, dire la verità. Non so in quanti siamo così bravi da grandi a dire la verità a noi stessi, ma anche agli altri. Quindi questa forse è la cosa più difficile che ci ritroviamo a fare, a non fare, insomma, a cercare di fare. Un'altra cosa difficilissima è avere tempo per capire le cose, per fare le cose che ci piacciono, anche quella... Ci accorgiamo da grandi che è una cosa difficilissima. Però ripeto, ogni tappa del percorso, ogni punto della lista serve poi alla protagonista, appunto all'interno del romanzo, per capire qualcosa in più, a capire qualcosa in più di se stessa, ma anche di tutta la sua storia, di tutto quello che lei non aveva... Non si era mai spiegata, che nessuno le aveva mai spiegato. Quindi comincia a mettere un po' insieme i pezzi di questo puzzle così confuso, e piano piano si forma un'immagine, si forma qualcosa che finalmente può essere visto. Solo che questo succede con una grandissima fatica, perché voglio anche dire, Gianluca, che uno dei temi del libro è anche il perdono, no? Però non è un perdono buonista, non è un perdono, diciamo, cattolico, ecco, è un perdono sudato, un perdono che arriva perché ci si prende il rischio. Perché ci si prende il rischio di agire, di fare delle cose, di andare avanti e di non stare, di non restare dove si è, ma è un perdono che arriva con una grande fatica, una grande rabbia, e appunto, insomma, qualcosa di guadagnato, ecco, non è un perdono regalato. E anche perché Camilla è anche molto cinica e molto cattiva, soprattutto insomma con i genitori, con suo padre si scontra moltissimo, perché lei ce l'ha con lui per quello che è successo. Perché quando siamo piccoli, quando siamo bambini, cosa ci dicono i nostri genitori? Che il luogo più sicuro al mondo è la nostra casa, che se stiamo con i nostri genitori non ci succederà niente di brutto. E invece nel mio caso, e quindi anche nel caso di Camilla, è successa la disgrazia più brutta che potesse succedere dentro casa, con i tuoi genitori dentro, proprio in quel luogo che doveva essere per te un luogo sicuro, un luogo
nel quale insomma non sarebbe potuto succedere nulla di grave, e invece è proprio lì che ti capita una cosa che poi ti segnerà per tutta la vita. E allora tu dici: gli adulti sono dei bugiardi, i miei genitori sono dei bugiardi, gli adulti non fanno altro che prenderci in giro. Per cui tu cresci con questa convinzione e pensi che tu non ti puoi affidare a questi millantatori bugiardi, per cui devi fare tutto da sola. È meglio che tu faccia tutto da sola, perché questi ti fregano, e quindi poi lì diventare grandi diventa difficoltoso, perché invece i bambini vogliono essere presi per mano. Però certo. quando non ti fidi, purtroppo funziona così, cioè nel senso a me è successo così, che ho pensato subito: ok, devo fare da sola, me la caverò da sola. Effettivamente è andata così per molti anni, però poi questo cavarmela da sola l'ho dovuto ripagare con tutti gli interessi arrivata alla soglia dei 40 anni, perché mi sono tolta 10 anni. Camilla ne ha 30, io ne ho 40, almeno quello la funzione narrativa. Vabbè, ci sta. Mi sono presa così questa licenza, e quindi insomma è stato tutto abbastanza difficile, ma meraviglioso, cioè nel senso di meraviglia. È stata una cosa piena di meraviglia, perché non pensavo di arrivare. Ci sono stati momenti in cui ho mollato, insomma, non ho scritto per tanti mesi, ho pensato: ma chi me lo fa fare? Perché devo scrivere queste cose che poi sicuramente feriranno qualcuno, perché è inevitabile, insomma, è innegabile che nel romanzo ci siano i miei genitori, molte caratteristiche di Walter e Teresa, che sono i genitori di Camilla, sono caratteristiche dei miei genitori, sono cose che io racconto della mia famiglia, e sono cose anche molto brutte in alcuni passaggi, in alcuni frangenti, e quindi ho avuto il dubbio di non scrivere più, di dire: ma sì, ormai è passato così tanto tempo. Quest'anno c'è stato l'anniversario dei 29 anni, perché io ho perso le mie sorelle il 28 marzo del 1992, e ho pensato tante volte di mollare, ma in realtà poi questa cosa era diventata un'ossessione per me. Io non andavo a letto senza pensare al romanzo, e non mi svegliavo senza pensare a questo romanzo, per cui dovevo assolutamente far uscire questa voce e riconciliarmi con la mia storia, riconciliarmi con i miei genitori, riconciliarmi con le mie sorelle che non ci sono più, ma che secondo me mi hanno mandato un po' di messaggi, quindi anche grazie a loro io non ho mollato, e quindi questo libro è per noi tre. E a proposito di questo, prima ce l'hai accennato e ne hai parlato, nel libro c'è un rapporto padre-figlia raccontato, devo dire, in una maniera mai scontata, mai casuale, raccontato anche nei dettagli. È sicuramente un rapporto che è condizionato dalla vicenda, una vicenda tragica che è caduta alla famiglia. Solo che poi noi spoileriamo niente, ovviamente, ma verso la fine c'è una virata incredibile. È un po' come se volessi dire: guardate che niente è mai come sembra nella vita. È proprio così. Una virata incredibile che nessuno si aspetta. È proprio così. Cioè, noi pensiamo, secondo me, pensiamo di conoscere bene le persone che amiamo e che ci amano. In realtà a volte non le conosciamo affatto. Cioè, non abbiamo capito niente del loro dolore, di come l'hanno affrontato loro, perché non ci siamo fatti delle domande, perché purtroppo siamo più portati a pensare a noi, no? A pensare al nostro di dolore, ai fatti nostri, più che alle sensazioni degli altri. E questo mi è successo con i miei genitori, Gianluca, perché i miei genitori sono riusciti a leggere il libro, e io devo dire che mi aspettavo una reazione
insomma, non proprio positiva, soprattutto da parte di mio padre, che è molto permaloso. E, anzi, secondo me mio padre è molto permaloso, è un testone permaloso mio padre. In realtà, quando ha finito di leggere il libro, a parte insomma che lo adora e si è commosso, mi ha detto: "Sono felice". Mi ha detto: "Sono felice che tu abbia scritto questo libro". Sai perché? Perché secondo me lui non si rende conto di tutte le cose belle che mi sono rimaste attaccate. Lui pensava che io da un certo punto in poi avessi solo sofferto. E in realtà non è così. In realtà, proprio grazie al mio papà, io sono riuscita ad avere dei ricordi molto belli, e questo lo ringrazio e lo ringrazierò per sempre. E a quel punto tutte le cose brutte che sono successe, si sono trasformate. Si sono trasformate in qualcosa di bello, in una rinascita e in una sincerità, in una verità che io ti dico, Gianluca, nella mia famiglia non avevo mai ravvisato, non avevo mai trovato. A casa mia, per 30 anni ci sono stati dei lunghi silenzi. Non si è mai più parlato della disgrazia tra di noi. Io con i miei genitori non ho mai fatto un discorso su quel giorno. Quindi tante cose io non le ho mai sapute. Non le sapevo, non ho mai fatto domande, ho sempre avuto paura di farle queste domande, no? E invece devo dire che questo libro è stato una fine e allo stesso tempo l'inizio di tutto, l'inizio di un nuovo rapporto con la mia famiglia, con i miei genitori, ancora insomma abbastanza faticoso. Però devo dire che ci siamo tolti una bella zavorra. E fa bene dire le cose, fa bene anche sputarle via in malo modo, perché non è che ci vuole sempre una delicatezza o insomma una tecnica nel dire le cose, bisogna dirle, le cose bisogna dirle, perché se è vero che quelle persone ci amano, ci capiscono anche nel momento di rabbia. E Credo comunque, che, sì, scusami, vai. credo che un pochettino la parte importante del tuo romanzo, che poi è la tua storia, ovviamente un po' riraccontata, no? Ci fa trovare davanti a ciascuno propri pezzi di vita. Al di là della tragedia che è occorsa a Camilla, ciascuno leggendo il tuo romanzo, e anzi consiglio veramente di leggerlo, non lo dico perché ci sei tu, ne parlavamo prima della diretta, perché dentro, leggendolo poi ci si ritrova a pensare: questa cosa è successa anche a me, questo l'ho pensato anche io, questo l'ho fatto anche io. E credo che poi, al di là che secondo me è un successo già in partenza, scrivere un libro che ti fa un po' sentire a casa, no? Che via via che vai avanti con le righe che leggi, senti come se ti appartenesse un po' di più, un po' come se ognuno di noi ci avesse scritto un pezzettino. E poi devo dire che è un romanzo che ti apre il cuore e ti lascia via anche qualche lacrimuccia, possiamo dirlo. E devo dire che inaspettatamente, perché uno se pensa alla vicenda non si aspetterebbe di trovare anche un linguaggio semplice, a volte ironico, dentro leggendolo ogni tanto ci si ride anche, no? E quindi credo che, dimmi se sbaglio, ma la ricerca che c'è dietro anche del linguaggio, anche di andare ad intrecciare poi quello che hai fatto, credo meravigliosamente, l'amore, l'amicizia, la famiglia, anche la fede, il lavoro, le relazioni tra le persone, che in definitiva poi sono tutte cose che fanno parte della vita, no? Quindi hai raccontato la vita. No, non si poteva fare in un momento migliore, non a caso.
Poi all'interno, anche nei dialoghi che si sviluppano, dentro c'è un pochettino di tutto, di tutta quella lista delle 10 cose, no? Il dialogo poi in definitiva a un certo punto prende spunto da quelle liste. Se prima non c'era verità, per esempio, a un certo punto incomincia la verità. Se prima non ci si accorgeva di cosa c'era intorno di bello, di meno bello, dopo magari iniziamo ad accorgercene. Sì. È così, io mi collego a quello che hai detto, vorrei proprio che i miei lettori potessero riconoscere in questa storia un po' della loro storia, perché credo che questo è quello che debbano fare i libri, ma in realtà non solo i libri, perché se ci pensi, Gianluca, la stessa cosa la troviamo nelle canzoni. La stessa cosa, per esempio, non so, adesso mi viene in mente un esempio che può sembrare banale, ma in realtà secondo me ficca. Perché ci piace Rocky? Non è che ci piace Rocky perché amiamo la box. Rocky ci piace perché c'è il Sylvester Stallone, c'è Adriana, c'è la storia d'amore, c'è Ivan Drago che, no, che si mette come ostacolo tra lui e la vittoria, c'è il ring, della vita, cioè ci piace Rocky 4 perché siamo noi, perché è la nostra storia, perché c'è tutto quello che di umano noi possiamo vivere nella vita, perché guardiamo programmi come Masterchef, perché lì tra quelle 20 persone che sono lì a cucinare, non è che siamo tutti chef e siamo tutti bravissimi a cucinare, non lo guardiamo per questo motivo, lo guardiamo perché lì c'è gente che sta facendo cose al posto nostro, cioè c'è gente che sta cercando di realizzare i propri sogni, una cosa che molti di noi invece non hanno il coraggio di fare, e allora noi lo guardiamo per questo, perché lì ci siamo noi, ci sono le nostre vite, c'è quello che vorremmo fare e non abbiamo mai avuto il coraggio di fare. Quindi io spero che questo libro faccia cominciare ai lettori una ricerca, perché non ci sono spiegazioni, non ci sono risposte alle domande della vita in questo libro, assolutamente no. ma ti può cominciare a cercare. Anzi, è un generatore di domande. Sì, e quindi la cosa importante è questa, cominciare a cercare, a scavare, a capirsi e ad ascoltarsi. State tranquilli che se cominciate ad ascoltarvi, allora lì sì che andrà tutto bene. Direi che noi abbiamo avuto il piacere di ascoltarti, continueremo a farlo ancora dopo, e a proposito di ascoltare, richiamiamo Vito che dovrebbe collegarsi, eccolo qui, che ci fa ascoltare qualcosa. Noi questa volta non sappiamo quello che Vito aveva preparato, quindi siccome ci piacciono le sorprese, la prima ci è piaciuta tanto, la seconda ci piacerà. È un brano che, diciamo, penso possa piacere anche a Lucia, visto il significato, insomma, del romanzo, quindi spero che vi piaccia, insomma, va. Grazie. Vai, interpretarlo nel migliore dei modi, vai. Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu. Tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile. Scusa per un mondo che è quel che è. Io nel mio piccolo
sai, tutti i semafori, tutti i divieti e le code che eviterai, sarà difficile, ma sarà come deve essere. Tenere un pezzetto per me e nel bel mezzo del tuo giro tondo non poterti proteggere sarà difficile, ma sarà fin troppo semplice mentre tu ti giri. Continui a ridere. Amore tuo, andrai a modo tuo, camminerai e cadrai, ti alzerai. Bella, grazie. Beh, è sempre un piacere e non è mai scontato ringraziare Vito per i regali che ci fa, perché grazie. la musica facilita la comprensione delle emozioni e della vita in un modo molto profondo. Allora io dico molto brevemente qual è stato il contraccolpo che mi ha destato alla lettura della lista delle cose semplici. Da un libro dove la morte di una bambina fa da scenario, ti aspetti un clima di morte di sottofondo, e invece ci troviamo di fronte ad un libro che tratta il tema dell'amore. C'è un dolore che spesso è incerto, disorientato, cinico, ma che troverà un percorso particolarissimo e che sarà il punto di partenza per scoprire passo dopo passo quel criterio di giudizio che è realizzato compiutamente solo dall'amore. La vita è qualcosa di incredibile. Siamo immersi nella realtà, eppure spesso ne abbiamo una visione parziale, non per colpa nostra, ma ci portiamo addosso la fatica e le ferite che abbiamo subito e che non siamo stati capaci di risolvere. La lista delle cose semplici, lo abbiamo sentito, ha una citazione di Irene Nemirovsky, che tra l'altro non ha avuto una vita facile, che dice: non si perdona la propria infanzia, un'infanzia infelice è come un'anima senza sepoltura, geme in eterno. Geme in eterno. Quindi la vita è tutta qui. Siamo solo spettatori di una vita di cui invece dovremmo essere protagonisti? Siamo davvero in balia del caso, della fortuna o della sfortuna? Siamo davvero serenamente rassegnati a stare sul balcone o sulla poltrona dove, mangiucchiando dei popcorn, la vita di chi invece ha avuto un'infanzia felice o che in qualche modo è riuscita a farcela? Siamo condannati,
come dice Irene Nemirovsky, a gemere in eterno. La nostra è un'attesa incancrenita? Forse sì, forse no. Questo romanzo ci viene in aiuto. In che modo? Mostrandoci come la protagonista sia riuscita a farcela e quindi offrendo al lettore un percorso e delle domande che possono essere d'aiuto. Ed infatti il bello di alcuni libri è che non raccontano e basta, ma offrono degli spunti, delle opportunità. Camilla aveva una sorella gemella che muore a 11 anni. Adesso è una donna di 30 anni che, secondo le categorie del mondo, sembra avere tutto. Ha un lavoro, fa la giornalista, ha entrambi i genitori con i quali ha un particolare rapporto, no? Ma in fondo chi non ce l'ha? E ha anche un uomo che la venera. Ma se pensate che la riuscita della vita sia mettere i tasselli a posto, stasera avremo un'ulteriore conferma che non è così. Non basta. Leggiamo a pagina 141. Mi ero convinta così che ci fosse una scorciatoia per passare dall'altra parte, evitando il dolore. Quel modo ha funzionato benissimo, fino ad ora. Cosa succede? Che Camilla ritroverà una lista scritta insieme alla sorellina delle 10 cose più importanti da fare nella vita. E questo piccolo fatto, apparentemente insignificante, come tanti fatti che accadono nella nostra vita, entra nella vita di Camilla e la mette in moto. Cosa vuol dire che la mette in moto? Che il famoso non basta inizia ad alzare la voce. Si chiama cuore. Pagina 168. Non riesco più a fare finta che vada tutto bene. È una fortuna prenderne atto. E il cuore non si accontenta neanche di un uomo che, leggerete a pagina 125, mi dice ti amo tutti i giorni. E poi a quel posto lì, tra l'orecchio e la clavicola, in cui metto la testa e sento di non dovermi più preoccupare di niente. Fantastico, vero? È un po' il sogno romantico di tanti. Sarà interessante scoprire l'evoluzione di questo rapporto, che io non vi svelerò. L'inizio di un percorso per Camilla è stata una lista, e invece per ciascuno di noi, ognuno risponda a se stesso e prenda iniziativa. A proposito di lista delle cose semplici, perché le parole sono importanti, sapete da dove deriva la parola semplice? È composta dalla radice sem, uno solo, e da quella di plectere, piegare, piegato una sola volta. Il semplice è qualcosa che non è difficile da aprire alla propria conoscenza, ma che appunto va aperto. Cioè bisogna muoversi, prendere iniziativa. Chi è vivo si muove. E poi è interessante come la verità della vita passi attraverso le piccole cose quotidiane. Sentite cosa dice l'amica Tea a Camilla, a pagina 81. La felicità è una scelta. Non puoi nasconderti per sempre da te stessa. Le cose che cerchi e non trovi spesso sono in un posto in cui hai già guardato mille volte. Devi solo guardare meglio. Ed è la stessa amica che le dice «Io sto dalla tua parte, la tua vita fa schifo, cambiala». Che cosa grande avere un amico che ti dica le cose in faccia, anche le più scomode. È proprio un tesoro. Durante la lettura avrete modo di godervi tutti e 10 punti della lista, uno per uno. Io mi soffermo solo sull'ultimo, che è anche l'epilogo. Tornare sempre a casa. Casa è quel luogo o quel rapporto dove ti puoi spogliare delle tue maschere e dire io senza paura di essere giudicato, dove sei solo amato. Individuate che cosa è casa per voi, perché è l'unica cosa che dà equilibrio nei maremoti o nella monotonia dei giorni e delle notti. E quando uno è oggetto di un amore così, non ha più paura di niente. A pagina 187, l'amore ti fa venire una voglia matta di futuro. Non c'è più posto per la paura. Per finire,
Sentite cosa dice Lucia Renati nei ringraziamenti. Ringrazio tutti i miei demoni e me stessa. È incredibile. Ciò che per anni era ostacolo alla propria realizzazione, quando viene affrontato e guardato in faccia, ti fa accettare di essere imperfetto. Addirittura, dice Lucia, miracolosamente imperfetto. E badate che questo non è un accontentarsi, ma scoprire che io vado bene così come sono. Che cosa incredibile che è la vita. L'unica cosa che dobbiamo fare è aprire gli occhi, alzare lo sguardo e accorgerci che i nemici che credevamo dei giganti invece sono dei nani. A pagina 247, se non cambiasse mai niente, non ci sarebbero le farfalle. Allora, godetevi la lista delle cose semplici, con l'augurio di non scandalizzarvi delle vostre debolezze e che possiate fare esperienza umana che il dolore è il biglietto da visita dell'amore. Buona lettura e auguri. Grazie Francesco. Francesco, come sempre hai fatto una sintesi, guarda, fino ad adesso tutti gli autori se lo volevano portare via, Lucia, quindi meraviglierei se anche tu questa volta... Anche io, no? È stato veramente meraviglioso, una recensione proprio completa, vera e bellissima. Grazie Francesco per esserti soffermato proprio anche su questo, sull'aspetto del non basta. Cioè chiediamoci, se stiamo bene non c'è nessun problema. Io poi tra l'altro sono una grandissima sostenitrice della zona di comfort, perché ce la siamo costruita noi con tutte le nostre fatiche, no? Quindi se ci sto bene dentro è perché ci voglio stare. Il problema è quando non ci stiamo bene, allora è lì che dobbiamo dire a noi stessi non basta, dobbiamo andare avanti, dobbiamo cercare di cambiare la nostra vita. Se ci fa schifo dobbiamo cercare di cambiarla, quindi... È sempre questo non basta quotidiano che ci spinge a migliorarci, a migliorare le nostre relazioni, i nostri rapporti, a migliorare anche nell'amore che proviamo per noi stessi, no? E quindi di conseguenza poi anche per gli altri, perché poi alla fine la verità è soltanto siamo noi, Lucia, Francesco, Gianluca, con le nostre piccole vite che per noi sono enormi, perché tutte le piccole vite sono grandi per chi le vive. Ci siamo noi con il nostro coraggio, la nostra paura, le nostre nevrosi, i nostri demoni, però ci rendiamo conto che alla fine siamo proprio noi il miracolo che andiamo cercando. Quindi forse non dobbiamo guardare sempre un po' più in là, perché la felicità a volte non è sempre un po' più in là, è proprio qui e ce l'abbiamo adesso, e quindi dobbiamo soltanto accorgercene, soltanto guardare meglio, come dice Thea a Camilla e come ci ha ricordato Francesco. Quindi grazie, veramente preziosissimo. Lucia, nel frattempo ne approfittiamo di questi ultimi minuti. Arriva qualche domanda, nel frattempo potete ancora scriverle sui canali della diretta, centro ufficio e controvoci. Marta ti chiede: scrivere è quindi stata per te un'esperienza terapeutica? Consiglieresti la pratica della scrittura come un modo per conoscere, riconoscere e gestire le emozioni? Allora, ciao Marta e grazie. Guarda, qualcuno ha detto che scrivere è un morire a lieto fine, e effettivamente io penso che sia proprio così. Nel mio caso, più che un'esperienza terapeutica, è stato proprio un esorcismo, a proposito di demoni, perché erano dei brutti demoni, brutti e cattivi, li ho dovuti tirare fuori, li ho dovuti guardare in faccia, e quindi più che un'esperienza terapeutica assomigliava più a un esorcismo. Però sicuramente venire faccia a faccia con le nostre difficoltà, con le nostre paure, con i nostri blocchi, con i nostri anche insomma attacchi di panico, attacchi di ansia, insomma guardarli in faccia sicuramente serve a conoscerli meglio e avere meno paura e a reagire, a cominciare un percorso di reazione. Quindi sicuramente
è un modo per gestire le nostre emozioni. Perché? Perché le conosciamo. Quando conosciamo le cose, non so, ci capita spesso anche di parlare con una persona, quando parliamo con una persona che ci ha sempre fatto paura fino a quel momento, ci rendiamo conto che è una persona come noi, ci fa meno paura quella persona perché la capiamo, perché riusciamo a entrare in empatia, a entrare nei suoi panni. Quindi sicuramente io consiglio la scrittura come esercizio per conoscersi meglio. Io scrivo da quando sono piccola, in realtà da bambina scrivevo il diario segreto, poi andando avanti nella mia vita ho continuato a scrivere, ma per me è sempre stato un rifugio la scrittura e mi è servita molto, proprio nei momenti in cui pensavo di affondare. In realtà nella scrittura si trova sempre una mano tesa, perché anche solo cercare delle risposte significa essere vivi e quindi non dobbiamo smettere di cercarle, che sia insomma scrivendo o facendo qualsiasi altra cosa. È importante continuare a essere vivi, a sentirsi vivi, quindi anche la scrittura, secondo me la scrittura in questo riesce tantissimo. E quindi hai dato il consiglio. Poi sicuramente l'esperienza, ce l'hai detto, la tua esperienza da giornalista ha fatto il resto. Sì, poi sai Gianluca, io ho raccontato tante storie perché la fortuna del mio lavoro è questa. A me piace tantissimo il mio lavoro perché mi fa raccontare storie. E ne ho raccontate tantissime in questi anni, finché mi sono resa conto che io avevo per le mani una storia da raccontare e che la storia da raccontare era proprio la mia, perché era una storia che era una bomba e poteva servire a qualcun altro. E, per cui è stata una scoperta anche quella, che mentre scrivevo le storie degli altri ho detto aspetta un attimo che qui io ho una cosa che posso anche, che può essere utile a me, ma posso regalarla agli altri. E mi sono poi resa conto con molta meraviglia e con molto stupore che è stato così, perché da un mese a questa parte ricevo messaggi di lettori e lettrici che mi dicono anche io mi sento così. Anche io non ho un buon rapporto con i miei genitori, anche io ho vissuto un grande dolore. Anche io non so come tirarmene fuori e quindi questa è la soddisfazione più grande, oltre a quella di aver dato voce agli invisibili, no? A quelle storie che non vengono raccontate. Nel libro c'è un passaggio in cui Camilla racconta e spiega come mai ha deciso di fare la giornalista, di diventare giornalista, ed è quello che poi è capitato a me. E io ho letto su un trafiletto del Corriere della Sera 10 righe, che più o meno facevano così. Morta una gemellina, l'altra in fin di vita, i genitori sono stati portati in ospedale, comunque in ospedali diversi, eccetera, e la gemellina in fin di vita è in coma e insomma queste persone sono morte, punto. Insomma, indagano i carabinieri, punto. E ho pensato, ma non è tutto qui, non è tutto in queste 5 righe, cioè la mia famiglia è molto di più. La mia famiglia siamo io, le mie sorelle, la mia nonna, insomma chi le racconta tutte queste cose della gente che muore o che finisce sui giornali e che rimane lì in 10 righe, no, liquidata in 10 righe? In realtà le vite di queste persone sono molto di più di queste 10 righe. E allora ho pensato, un giorno forse le racconterò io queste storie. E poi infatti è quello che ho fatto con la mia e con la storia di tante altre persone, per fortuna. Quindi questo è diventato un po' lo scopo inconsciamente, lo scopo della mia vita e del mio lavoro. Quindi alla fine tutto torna, tutto è andato a confluire
a confluire qui. Sembra strano dirlo, ma veramente questo libro è una fine e un inizio, quindi sono molto felice. E noi ti diciamo grazie per essere stata con noi stasera e grazie per questo, che è un regalo che io direi ognuno deve farsi e deve fare all'altro. Quindi andate ad acquistare due copie, una per voi e una da regalare. Lunedì mattina il centro ufficio apre alle 8, non tutti insieme, altrimenti creiamo l'assembramento e adesso non è il caso, ma davvero ne vale la pena leggerlo. La lista delle cose semplici, Lucia Renati, va via davvero velocemente, perché poi quando si entra all'interno della storia è difficile uscirne fuori e si vuole arrivare subito alla fine, ma andate lentamente, gustatevi davvero ogni pagina, perché la fine è bella, ma tutto quello che c'è prima della fine probabilmente è ancora più bello e vi fa rendere la fine ancora più bella. Io ringrazio ancora Lucia, ringrazio la Sperling che ci Sperling e Kaffer che è insieme a noi in questo progetto, ringrazio Vito, ringrazio Francesco che ormai abbiamo scoperto come la pedina immancabile dei nostri appuntamenti, grazie anche a tutti gli altri amici di Controvoci, in particolare a Mauro che voi non vedete ma è dietro le quinte lì a far sì che tutti gli aspetti tecnici vadano come devono andare. Il prossimo appuntamento sarà il 2 maggio, sempre ancora in streaming qui sulle nostre pagine, sarà con noi Paolo Bosisio che parlerà del suo libro, viene dall'esperienza, sicuramente conoscerete, del programma RAI Il Collegio, quindi ci parlerà anche un pochino di quello e inauguriamo anche un'esperienza nuova per noi, una collaborazione, un progetto che iniziamo a fare con le scuole, infatti il 2 maggio poi parteciperanno anche alcune classi del secondo polo di Leverano e del primo polo di Veglie e quindi cerchiamo di portare anche la cultura nei luoghi della cultura. Vito, faccio ascoltare qualcosa per chiudere ancora. Ecco, ci arrivano nel frattempo i ringraziamenti. Mentre parlavi, poi mi arrivavano anche dei messaggini su WhatsApp. Io voglio il libro, quindi direi che siamo stati efficaci e hai fatto un buon lavoro tu nella scrittura. Io vi ringrazio tantissimo, ringrazio tutti voi, mi avete fatto sentire a casa, non vedo l'ora di venire in Puglia a trovarvi e ad abbracciarvi finalmente. E auguro a tutti di trovare la propria lista delle cose semplici e di andare avanti nella vita, possibilmente senza aver paura delle cose semplici. Grazie Lucia, grazie a tutte quelle e quelli che ci hanno seguito in diretta. Chiudiamo con la musica di Vito e ci diamo appuntamento al 2 maggio. Thank you.